Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi andremo a realizzare il tutorial del sole di primavera. Voglio ringraziare Cristina per la scelta del nome, è perfetto, e vi lascio ai materiali e vi lascio al tutorial. Ciao! Il materiale per poter riprodurre il sole di primavera è il seguente. Innanzitutto le deliche dalle Miyuki 110. Andrò a utilizzare una sola colorazione di Rockail 150 della Toho, tre colorazioni di Rockail 110 della Toho, una colorazione di Rockail 80 sempre della Toho, e poi per quanto riguarda i cipollottini, sono un totale di 30 cipollottini da 4x3 mm e li ho scelti in queste colorazioni: 6 fucsia, 12 gold e 12 verdi. Per quanto riguarda le Super Duo, sono un totale di 18 Super Duo, 6 le ho scelte nel colore Pastel Olivine, invece 12 Super Duo le ho scelte nella colorazione Crystal Bronze Pale Gold. Ovviamente per quanto riguarda le colorazioni, vi lascio tutte le colorazioni scritte nell'info box e poi sta a voi decidere come decorare o come colorare il vostro sole di primavera. Nel senso, io ho scelto tre colorazioni di Rockail 110, 13 cipollottini e 2 di Super Duo. Voi potete tranquillamente colorare il vostro sole come più preferite. Per quanto riguarda poi il filo, sto utilizzando il filo Fireline da 0,15 mm Crystal e come ago un pony misura 12. Una piccola precisazione, poi vi lascio al tutorial. Volendo nell'incastonatura iniziale possiamo inserire un Rivoli da 14 mm o Swarovski o in vetro. Sta a voi decidere se realizzare un sole di primavera con Rivoli centrale o non. Io sinceramente lo preferisco senza. Vi lascio al tutorial. Ciao! Primo passaggio: inserite 36 deliche di base sul vostro filo, chiudete la lavorazione al cerchio ed effettuate due nodini. A questo punto andiamo a realizzare un giro al peyote circolare, quindi una delica sul vostro ago, saltate la perlina che viene subito dopo e ve la infilate nella terza delica della base. In questo modo proseguo con la tecnica del peyote, inserendo sempre una delica per volta, salto la delica che viene subito dopo e me la infilo in questa. Continuo a lavorare al peyote circolare fino alla fine del giro. L'ultima delica da inserire, ed eccola qui, vado ad infilare l'ago nell'ultima delica e anche nella prima delica di questo giro. In questo modo ho terminato il primo giro al peyote circolare. Adesso in questi spazietti qui vacanti vado ad inserire una Rockail 150, quindi una Rockail 150 sul vostro ago e rientrate nella delica che viene subito dopo. Ripeto questo passaggio fino alla fine del giro. L'ultima Rockail 150 vado ad inserire l'ago ovviamente nella delica e nella prima Rockail 150 inserita di questo giro. In questo modo, ovviamente stringo per bene il filo e adesso, sempre in questi spazietti qui vacanti fra le due 150, vado ad inserire una nuova Rockail 150. Quindi una nuova Rockail 150 e rivado con l'ago nella seconda Rockail 150. Inserite tutte le Rockail 150 in questi spazietti vacanti fino alla fine del giro. Questo è il risultato, ho realizzato appunto due giri di Rockail 150 e adesso mi ritrovo a fuoriuscire da questa perlina. A questo punto, se volete inserire all'interno della lavorazione un Rivoli da 14 mm, potrete girare la lavorazione e inserire il vostro Rivoli e andare ad aggiungere sul retro della lavorazione due giri di Rockail 150 per completare l'incastonatura. Io, come vi dicevo all'inizio video, non andrò ad inserire un Rivoli all'interno dell'incastonatura, ma semplicemente andrò a ripassare in queste tre delica 110 per andare ad inserire un giro di Rockail 150 e poi un secondo giro di Rockail 150 per andare a chiudere il retro di questa incastonatura vuota. Questo è il risultato, vedete? Abbiamo realizzato appunto un'incastonatura vuota.
questo è il davanti del lavoro e questo invece il retro. Adesso mi sono spostata esattamente in questa delica qui. Ovviamente sono tre giri fatti al peote, il primo, il secondo e il terzo. Io sono in questa delica qui, inserite una rocaille 11.0 e rientrate nella delica, saltate questa e rientrate nella delica che viene subito dopo. E abbiamo posizionato appunto la perlina in questo punto. Ripeto questo passaggio per tutto il giro. Questo è il risultato, ho aggiunto tutte le rocaille 11.0 qui sul bordo. Adesso, come vedete, sono ripassata in queste, cioè questa è l'ultima perlina inserita e sono appunto ripassata in questa delica, in questa centrale, e adesso risbuco con l'ago e con il filo da questa delica. In questo giro qui vado a rifare nuovamente il medesimo passaggio, quindi sempre una rocaille 11.0 sul mio ago e rivado nella delica, questa qui sporgente davanti, in questo modo. E vado avanti con questa lavorazione fino alla fine del giro. Questo è il risultato, vedete? L'ultima perlina inserita è esattamente questa rocaille qui 11.0. Sono ripassata in questa delica e nella prima rocaille 11.0 inserita di questo giro. Adesso inserisco sul mio ago una rocaille 11.0 verde e vado a zig zag, nel senso io fuoriesco da questa perlina, mi rinfilo nella seconda perlina del questa qui del giro in basso, questa qui, di nuovo una rocaille verde e vado in alto, mi trovo in basso e quindi rivado in alto in questa perlina qui, in quella che viene subito dopo. Lavoro a zig zag, un'altra perlina e rivado in questa perlina qui in basso, di nuovo una rocaille e rivado nella perlina in alto, vedete? Proseguo così fino alla fine del giro. Questo è il risultato, non vi preoccupate se le perline non sono diritte. Adesso con questo passaggio andremo a sistemare, diciamo, la situazione. Io fuoriesco da questa rocaille 11.0 qui oro, ripasso nella rocaille verde e ripasso anche nella perlina in alto. Ovviamente dobbiamo cucire le perline sempre a zig zag. Questa perlina verde qui, vedete, è collegata appunto alla perlina oro in alto. Noi dobbiamo collegare ovviamente tutte le perline ai lati mancanti, quindi rientro nella perlina verde e siccome è collegata su, vado a collegare questa perlina verde anche nella seconda perlina in basso dorata parallela e continuo così. Quindi rientro nella perlina, la perlina è collegata solo con questa perlina qui in basso e rivado anche nella perlina oro in alto in modo da collegare, vedete? E il lavoro diventa preciso, quindi proseguo con questa lavorazione, rientro nella perlina e rivado nella perlina in basso, rientro nella perlina verde e rivado nella perlina in alto, stringendo per bene il filo. Proseguo con questa lavorazione fino alla fine del giro. E questo è il risultato. È un cerchietto bello compatto e rigido e questo è appunto il risultato. Quindi adesso mi ritrovo a fuoriuscire da questa rocaille 11.0 oro, questa qui. Adesso sul retro della lavorazione vado ad inserire una rocaille 8.0, quindi una rocaille 8.0 e ripasso nella rocaille oro che viene subito dopo. Di nuovo una rocaille 8.0 e rivado sempre nella rocaille 11.0 oro che viene subito dopo. Proseguo così fino alla fine del giro.
Questo è il risultato, non vi preoccupate ovviamente se le perline in questo preciso momento sono tutte un po' storte. Questa è l'ultima Row Kyle 8-0 che ho inserito, mi sono infilata nella 11 centrale e nella prima 8-0 di questo giro. Adesso una Row Kyle 11-0 celeste e rivado nella 8-0 che viene subito dopo, stringendo ovviamente bene il filo. Di nuovo una Row Kyle 11-0 e rivado nella 8-0 che viene subito dopo. Di nuovo una 11 e rivado nella 8-0 che viene subito dopo. Faccio questo passaggio fino alla fine del giro. Questo è il risultato, ho inserito tutte le Row Kyle 11-0 e questa è l'ultima Row Kyle 11-0 inserita e mi sono rinfilata appunto nella 8-0 beige. Una piccola nota, ovviamente per chi utilizza le Row Kyle 8-0 della Miyuki il risultato sarà leggermente diverso e forse anche un po' più compatto rispetto alle Row Kyle della Toko che sono un po' più bombate rispetto alle Miyuki. A questo punto giro il lavoro in questo modo, questo è il risultato davanti, e vado ad inserire questa sequenza di perline. Una Row Kyle 11-0, un cipollottino verde, una Row Kyle 11-0, una Super Duo verde, una Row Kyle 11-0, un cipollottino verde e una Row Kyle 11-0. Io ovviamente fuoriesco da questa Row Kyle 8-0 qui e mi infilo non nella seconda ma nella terza Row Kyle, questa beige, nella Row Kyle 8-0 e tiro il filo. Ripasso anche nella Row Kyle celeste e nella Row Kyle 8-0. Inserisco nuovamente la sequenza ed eccola qua. E di nuovo inserisco l'ago nella terza Row Kyle 8-0. Perché ovviamente questa è sempre la prima, la seconda e la terza. Poi ripasso in questa celeste e in questa beige. Di nuovo la sequenza e rivado ovviamente, questa, se questa è la prima, la seconda, rivado sempre nella terza Row Kyle 8-0. Ripeto questo passaggio fino alla fine del giro. Questo è il risultato, inserite esattamente 6 sequenze, vedete 3 e 3, 6. Questa è l'ultima sequenza che ho inserito. Ho posizionato l'ago esattamente in questa 8-0, 11, 8-0, questa oro e questo cipollottino, infatti il mio filo fuoriesce da questo cipollottino. A questo punto inserite sul vostro ago una Row Kyle 8-0, un cipollottino gold e una Row Kyle 8-0, questa è la sequenza, e rientrate nuovamente nel medesimo cipollottino verde andando in direzione opposta e tirate bene il filo. A questo punto ripassate nella 11-0, nella Super Duo e nella 11-0 e anche nel cipollottino verde in questo modo. Di nuovo un 8-0 cipollottino gold 8-0 e rientrate nel cipollottino verde andando in direzione opposta e vi infilate anche nella 11-0 oro. Tirate bene il filo e questa è la decorazione al momento. Ripassate nella 8-0, nella 11, ripassate anche in questa 8-0 qui risalite nella 11 oro e nel cipollottino, di nuovo la sequenza 8-0 cipollottino 8-0 e rientrate nuovamente nel cipollottino verde andando in direzione opposta. Tirate bene il filo, aggiustate le perline, di nuovo ripassate nella 11 Super Duo 11 e nel cipollottino, di nuovo sequenza e rientrate nuovamente nel cipollottino. Fate questo passaggio per tutte le punte. Questo è il risultato, vedete, ho inserito tutte le sequenze per tutti i cipollottini verdi. E questo è appunto il risultato al momento. Adesso mi ritrovo a fuoriuscire da uno
da uno dei cipollottini, questi qui gold, andando, vedete il filo andando verso il basso. Inserite una rocaille 110 oro e rientrate nel cipollottino, questo qui gold, accanto della seconda sequenza, quindi ripassate solo nel cipollottino in questo modo. Adesso inserite una rocaille 110 e rientrate nella rocaille 80. Adesso inserite una super duo gold e rientrate nel foro alto della super duo verde e tirate bene il filo in questo modo, vedete? Adesso di nuovo una super duo e inserite l'ago nella 80 beige e di nuovo tirate bene il filo, una 110 sul vostro ago e rientrate all'interno del cipollottino gold andando verso il basso, ovviamente. Di nuovo una 110 e inserite l'ago nel cipollottino della sequenza accanto. Aspettate il filo, ecco qua. E tirate sempre bene tutto. Inserite una nuova 11 e inserite l'ago nella 80. Inserite una 15-0 e una super duo gold e rientrate nel foro alto della super duo verde e tirate sempre bene il filo. Bisogna alternare una punta solo super duo e una punta con 15-0 e super duo. In questo caso poi andrò ad inserire una super duo e una 15-0 e rientro nuovamente nella 80. Questo è il risultato, vedete, ho completato tutte le punte e questo è come si presenta al momento il lavoro. Adesso io fuoriesco esattamente da questa rocaille 110 qui. L'ultima rocaille inserita è questa qui, cioè l'ultima sequenza è rocaille e mi sono infilata nell'80, una 15, una super 2, mi sono infilata nel foro alto della super 2, una super 2, una 15 e me ne sono infilata nell'80, poi l'ultima 110 e mi sono infilata nel cipollotto 11, cipollotto 11 e quindi adesso fuoriesco appunto da questa perlina. Adesso inserite 3 rocaille 110 oro e rientro nel foro alto della super duo gold. Inserite una 15, un cipollottino fucsia e una 15 e rientrate nel foro alto della seconda super duo e tirate per bene il lavoro in questo modo. Di nuovo 3 rocaille 110 e rientrate nella 110 nel cipollottino e nella 110 questa qui centrale in queste tre perline e tirate sempre per bene la lavorazione. Non vi preoccupate se al momento risulta in questo modo. Inserite l'ago nel cipollottino e anche nella 110. Fuoriesco dalla 110, ripeto questi passaggi e ritorno da voi. Questo è il lavoro al momento, vedete, ho inserito sulle punte appunto i cipollottini fucsia e questo è il lavoro al momento. Non vi preoccupate se il lavoro non è perfetto, cioè nel senso si presenta in questo modo, vedete un po' le punte un po' arricciate, non vi preoccupate, il prossimo passaggio andrà ad appianare tutto. Le ultime perline inserite sono queste 3 rocaille 110. Mi sono rinfilata in questa rocaille oro qui, in questo cipollottino, in questa rocaille qui centrale e in questa rocaille 80. Infatti il filo fuoriesce appunto da questa rocaille 80 qui. Inserite 3 rocaille 110 sul vostro ago ed eccole qui oro, 3 rocaille 110 e adesso osserviamo il lavoro. La super duo verde, vedete? Eccola qui. In parallelo appunto a questa super duo verde c'è appunto una rocaille 110 verde, questa qui. Quindi inserite queste 3 rocaille 110 e rientrate
in questa perlina parallela appunto alla Super Duo, quindi questa rocaille qui verde qui, e tirate il filo. Adesso 3 rocaille 11.0 nuovamente, eccole, e rientrate nella rocaille 8.0, questa, vedete, nella rocaille 11.0 centrale, ovviamente rientro prima nella 8.0, vedete, in questo modo, rientro anche nella rocaille oro centrale e rientro anche nella 8.0. Di nuovo 3 rocaille 11.0 oro, sempre la perlina, questa appunto verde parallela, e infilo appunto l'ago in questa perlina qui parallela alla Super Duo e tiro. Di nuovo 3 rocaille 11.0 e rientro nella 8.0 questa beige, in quella oro centrale, e di nuovo in questa 8.0 laterale. 3 rocaille 11.0 e rivado sempre nella rocaille verde parallela, che poi, se guardate bene, sono esattamente ogni 4 rocaille, la prima, la seconda, la terza e la quarta, e quindi ripassate in questa, poi di nuovo la prima, la seconda, la terza e la quarta rocaille, che è quella appunto parallela alla Super Duo. Inserite queste 3 rocaille fino alla fine del giro. Questo è il risultato, ho inserito appunto queste 3 perline formando questa stellina interna, e vi posso assicurare che il ciondolo è bello compatto e rigido con questo ultimo passaggio. Volendo, si può ripassare in quest'ultima stellina per andare appunto a fissare il filo e tagliare poi il filo in eccesso. Poi sta a voi decidere se realizzare un paio di orecchini oppure un ciondolo, realizzando appunto una solina sul cipollottino fucsia. Il tutorial Sole di Primavera termina qui, spero che il tutorial sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino, io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao, ciao a tutte!